Beato Gesù Cristo. Ci troviamo ancora una volta qui, in questo monte, per terminare insieme la Via Crucis. E vogliamo anche oggi, come sempre facciamo, come facciamo da tantissimo tempo, da tantissimi anni, vogliamo anche oggi vedere e meditare insieme le parole della Regina dell'Amore, parole che rappresentano, che mostrano sempre di più la loro profonda attualità. E noi dobbiamo però stare attenti a una cosa quando ascoltiamo queste parole, questi messaggi, e cioè dobbiamo stare attenti che di cercare di vedere, di capire se queste parole ancora colpiscono il nostro cuore, perché c'è il rischio molto grande che il nostro cuore si abitui, che il nostro cuore sia un po' stanco, che il nostro cuore dica: abbiamo già sentito, abbiamo già letto tante volte, abbiamo già sentito, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questo grande rischio. Allora, carissimi tutti, la Madonna continua a darci i suoi consigli, ma se trova in noi dei cuori abituati, dei cuori stanchi, questi consigli rischiano di passarci sopra la testa. E allora dobbiamo anche noi fare un esame di coscienza e dire: ma queste parole della Madonna che sento, che leggo ogni giorno, sono ancora parole vive o sono parole che così ogni tanto leggo, vedo, cerco di capire, cerco comunque, ecco, di ricordare quello che ho già letto a suo tempo, ma queste parole non sono più nuove, non innovano più. Ecco, stiamo attenti: se il nostro cuore è un cuore abituato, se il nostro cuore è un cuore stanco, dobbiamo risvegliarlo. E il 2 febbraio dell'anno 1997 la Madonna ci dà parecchi consigli. Prima di tutto inizia dicendo: cantiamo gloria al Padre. Figli miei, ecco la fonte della gioia, l'amore, la donazione a Dio. Innamoratevi della purezza, delle cose pure, e possederete il mondo, e con la forza che è in voi lo convertirete. Consacratevi al mio cuore immacolato e sarete luce per il mondo. Rinnovate in questo giorno la vostra donazione. Figli cari, accettate il progetto di Dio che vi farà vivere la vostra santità per la sua gloria. Gioite per questa offerta di salvezza, accettatela. Vi benedico tutti e con voi tutti i miei consacrati. Vi stringo tutti a me. Ecco, la Madonna ci dà almeno tre consigli qui, tre consigli che lei vorrebbe potessero entrare nel nostro cuore, potessero cambiare sempre di più il nostro cuore. Ma prima di questi consigli ci dice: ricordate che se volete la gioia, se volete trovare la gioia nella vita, ce n'è una sola: l'amore e la donazione a Dio. Quello che il mondo oggi non capisce, non comprende. Oggi il mondo cerca la gioia senza Dio, cerca la gioia lontano da Dio, cerca la gioia cancellando Dio, credendo di trovare la gioia, ma la gioia non la trova. La gioia non sa neanche più che cosa sia. La gioia oggi è diventata così, il divertimento, la trasgressione del momento, un momento di frenesia, un momento di trasgressione, e poi tutto torna come prima, anzi forse i problemi sono ancora più grandi di prima. La Madonna ci dice: se volete veramente la gioia della vita, ricordatevi che siete creature di Dio, e se siete creature di Dio, soltanto donandovi a Lui, soltanto facendo ciò che Lui vi chiede, troverete la gioia, che non vuol dire uno stato psicologico di felicità. Non è questa la gioia cristiana. La gioia cristiana è la certezza, la sicurezza che Dio è con te, che Dio è a fianco a te, e che anche quando soffri non sei mai solo, perché Lui è sempre vicino a te e non ti lascia solo un minuto soltanto. Questa è la gioia cristiana, cioè la sicurezza cristiana, la sicurezza che ti fa andare avanti, che ti fa sempre comprendere che domani è un altro giorno, e che se sei con Dio l'ultima parola è la risurrezione, non è mai la morte l'ultima parola. Carissimi, ma perché questa gioia si possa manifestare in noi, perché questa gioia possa crescere dentro di noi, ecco i consigli della Madonna: innamoratevi della purezza e delle cose pure, e possederete il mondo. Cosa vuol dire? Chi è puro, chi è il purissimo in questo nostro mondo, in questa nostra vita?
Dio è la purezza assoluta. Allora innamoratevi di Dio, innamoratevi della sua parola, innamoratevi della sua Eucaristia, innamoratevi dei suoi comandamenti, anche se a volte possono sembrare pesanti, innamoratevi di questo e sarete trasformati dentro, ecco la forza che converte il mondo, sarete trasformati dentro. Chi è che attira anime al Signore? Non tanto chi sa parlare bene, non tanto chi sa fare grandi cose, attira anime al Signore la santità della vita. Quando c'è qualche santo in mezzo a noi, quello viene seguito dalle persone, perché questo coglie la persona. Le persone colgono quella purezza, appunto, quell'amore di Dio. Quella persona si è talmente lasciata trasformare da Dio che questa persona attira misteriosamente, da dentro attira, tranne i figli della perdizione, come dice il Vangelo, quelli purtroppo rifiutano la santità. Ma tante altre persone invece hanno questa forza interiore, pensate a San Francesco, era da solo all'inizio. Che cosa ha fatto San Francesco in pochi anni? Ha salvato la Chiesa. Pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, pensiamo a Padre Pio, pensiamo a un sacco di santi, pensiamo a Giovanni Paolo II che ha avuto 8 milioni di persone ai suoi funerali, venuti da tutto il mondo, solo per dire, parlare di morte, ma dovremmo parlare della sua vita prima che della morte, ma il funerale già è un segno di quanto amato era. Pensiamo a tutti i santi che ci hanno preceduto, quante persone hanno attirato, pensiamo a Renato qui. Quante migliaia di persone ha attirato? È la santità che attira, ed sono le cose pure, l'amore per le cose pure, cioè per Dio, che attira. E anche noi siamo chiamati a questo, dice la Madonna, per poter essere forza che converte il mondo, forza che converte le persone. Secondo consiglio, che questo è il mezzo, sappiamo, la medicina, la chiamava così Renato, la medicina per cambiare questo mondo, consacratevi al mio cuore immacolato, e sarete luce per il mondo. Il 2 febbraio, che è la data di questo messaggio, sappiamo, è la festa della luce, è la festa, la candelora, no, la festa della luce. E la Madonna dice, se volete essere anche voi candele accese che illuminano i vostri fratelli, consacratevi al mio cuore immacolato. Ma certo, non semplicemente consacratevi, vivete la vostra consacrazione. E vivere la consacrazione significa, lo sappiamo, imitare le virtù di Maria. La tutta pura, la tota pulcra si dice in latino, colei che si è lasciata completamente trasformare da Dio, tenendo per sé niente, niente che era suo, niente dell'amore per se stessa ha tenuto Maria, tutto era puro amore di Dio e amore per noi. Ecco la Madonna, la sua purezza, la sua totale santità, la sua appartenenza totale a Dio. E allora consacratevi a me, dice lei continuamente, perché possiate anche voi, io vi aiuto a fare questo cammino di trasformazione, questo cammino perché possiate avere la forza di cambiare il mondo. E addirittura aggiunge come corollario a questo secondo consiglio, rinnovate in questo giorno la vostra donazione, sì, perché la consacrazione alla Madonna, ricordiamocelo, è una donazione. Quando ci si consacra alla Madonna ci si dona a lei, ci si dona a lei. Non sono più mio, sono suo. E se sono suo, le mie azioni, le mie parole, il mio modo di fare, il mio modo di essere deve essere suo. Lei deve manifestarsi attraverso di me. Questo è la vera consacrazione, donazione, mi dono a te. E quando uno si dona a qualcuno non appartiene più a se stesso, appartiene al cielo. E come abbiamo detto altre volte, il mio passato non è più mio, è della misericordia di Dio. Il mio futuro non è mio, è in mano della provvidenza di Dio. Il mio presente non è mio, lo vivo con le mani rivolte a lei, con la lingua rivolta a lei, con il cuore rivolto a lei. Questo è il modo vero di vivere la consacrazione. E se la vivessimo in questo modo la consacrazione, forse tante altre persone sarebbero state colpite, avrebbero creduto, avrebbero capito prima di adesso, prima di questo mondo che ormai sta sempre più degradando verso mete che non sappiamo bene, o forse le sappiamo ma non si vogliono dire. Terzo consiglio, figli cari, accettate il progetto di Dio che vi farà vivere la vostra santità per la sua gloria. Il progetto di Dio. Qual è il progetto di Dio? Noi non conosciamo i dettagli del progetto di Dio, perché il progetto è di Dio. Non conosciamo i dettagli. Ma sappiamo che c'è un progetto di salvezza oggi.
C'è un grande progetto di salvezza per il mondo intero. C'è un grande progetto di salvezza per la Chiesa. C'è un grande progetto di salvezza per la fede. Che cosa ti sta dicendo la Madonna? Collabora con questo progetto. Collabora. Cerca di essere, come ti chiedo io, uno strumento mio per poter realizzare questo progetto. Non siamo noi che realizziamo un bel niente, perché è il Signore che realizza, lo sappiamo bene, ma realizza attraverso di noi, realizza attraverso la nostra disponibilità. Carissimi tutti, noi dobbiamo sempre rinnovare queste parole, questi consigli che la Madonna ci dà. Dobbiamo sempre vivere questi consigli che la Madonna ci dà. Perché oggi il progetto di Dio si scontra contro il progetto degli uomini. E c'è un progetto tremendo che gli uomini hanno. Voi sapete che tra il 15 e il 19 di questo mese, del mese di gennaio appena passato, c'è stato il famoso World Economic Forum, no? Il famoso forum di Davos. Che cosa hanno discusso a Davos quest'anno? Ma di tante cose, ovviamente le cose più importanti mica le sappiamo e non le sapremo mai. Ma qualcosa abbiamo saputo di che cosa hanno discusso, perché sapete a Davos si sono riuniti oltre 50 capi di Stato e di Governo, oltre 300 ministri di tutti i governi del mondo, autorità politiche, civili, finanziarie di tutto il mondo, e che più ne ha più ne metta. E che cosa hanno discusso? Un argomento in particolare, hanno discusso della disinformazione. Interessante questo discorso, la disinformazione. Ma se andiamo a capire, se andiamo a leggere alcune dichiarazioni dei presenti, capiamo cosa vuol dire disinformazione. Ad esempio una certa Tirana Assan, che è una dei direttori di quelle agenzie che si occupano dei diritti umani e della realizzazione dei diritti umani, ha detto: qua c'è tanta disinformazione e i segni di allarme di questa disinformazione li vediamo perché ancora oggi si continua a parlare di difesa dei valori della famiglia, si continua a parlare ancora addirittura di salvaguardare le nostre tradizioni. Questi sono segnali di allarme di una disinformazione molto grande. Non so se voi avete capito cosa sta sotto. Se la disinformazione per questi signori è la difesa delle tradizioni, la difesa dei valori della famiglia, è chiaro che bisogna fare in modo che questa disinformazione, credere ancora nei valori della famiglia, credere di custodire le tradizioni, eccetera, eccetera, questa è disinformazione per questi signori, è chiaro che naturalmente loro passeranno all'azione. Ursula von der Leyen, poi, che tutti conosciamo, non occorre che dica chi è, che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato a tutti quanti che l'emergenza dei prossimi 2-3 anni non sarà né la guerra né il clima. L'emergenza dei prossimi 2-3 anni sarà la disinformazione. Anche lei, la disinformazione. Cioè, ancora una volta, lei dice, ci sono troppi che in maniera disinformata, diffondendo disinformazione, ostacolano quelli che sono principi non negoziabili per l'Europa. E quali sono i principi non negoziabili per l'Europa? Accesso illimitato all'aborto e matrimonio tra persone dello stesso sesso. E questi sono i principi non negoziabili dell'Europa, dell'Europa di cui facciamo parte. Questi sono, ecco il progetto degli uomini. E allora la von der Leyen ha annunciato che entro poche settimane il Parlamento europeo varerà una dichiarazione, un regolamento, una legge, chiamiamola come volete, o vincolante per tutti gli Stati membri, per cui tutti gli Stati membri dovranno costituire dei comitati, delle strutture che stanno attenti a tutti i messaggi che passano, soprattutto attraverso i social, perché è là che c'è la disinformazione, è attraverso i social, cioè i vari YouTube, Facebook, tutte queste cose qua, che passa la disinformazione, che si difende ancora la famiglia tradizionale, che si dice che l'aborto è un delitto, è qua e là, e quindi stiamo attenti perché stiamo piano piano, scenderemo piano piano a un grande, grande fratello, saremo visti da cima a fondo, tutti quanti dalla mattina alla sera, staranno attenti, cioè praticamente è chiaro che il progetto che hanno questi signori, evidenziato molto bene, è quello di creare un potere globale, ormai un potere globale che non accetta nessun dissenso, soprattutto se il dissenso ha per appunto oggetto la difesa dei valori cristiani.
se è contro l'aborto, se è per la famiglia, se eccetera eccetera. Questo grande fratello. E quando si distrugge, quando si cerca di fare il possibile per distruggere appunto il dissenso, che cosa significa questo? Che siamo sotto una dittatura, che siamo sotto un regime. Ma attenzione, perché queste cose le faranno in maniera legale. Non lo faranno contro la Costituzione, contro la libertà d'opinione, la faranno semplicemente perché diranno questo messaggio che difende la famiglia è disinformativo e quindi non va fatto e quindi va cancellato, e hanno il potere di farlo purtroppo, hanno il grande potere di farlo. Carissimi, non sono passati molti giorni che qualcuno ha già cercato di dare una marcia in più perché si realizzino questi progetti che non sono i progetti di Dio. Infatti, dicevo anche stamattina al gruppo dell'Alto Adige, dicevo anche stamattina che proprio il 1° febbraio, 2 giorni fa, l'Olanda ha legalizzato l'eutanasia per i bambini dai 12 anni in giù. Sotto i 12 anni, se un bambino soffre, se è considerato che soffre in maniera che non si può curare, che non si può accettare, anche un bambino, non è chiaro se col consenso dei genitori o meno, può chiedere l'eutanasia. Carissimi tutti, a questo punto che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire non tanto che sono spariti i valori cristiani, che sono spariti tutto, no, è sparito il principio di umanità, non c'è più l'uomo ormai, l'uomo non esiste più, non sappiamo cosa sia diventato l'uomo, ma non esiste più l'uomo, l'uomo è una bestia oggi, è diventata una bestia intelligente ovviamente, quindi soffri, vattene via. E pensate, l'Olanda è stato il primo paese a introdurre in Europa l'eutanasia, 20 anni fa. Guardate, in 20 anni, dai cosiddetti casi pietosi, perché l'eutanasia era per i casi più estremi, per i casi pietosi, adesso per tutti, anche i bambini sotto i 12 anni. La Francia, sempre la settimana, pare il 30 gennaio, martedì scorso, la Camera dei Deputati della Francia, del Parlamento francese, ha approvato l'aborto come diritto costituzionale. Cioè l'aborto entra in Costituzione come diritto costituzionale. Ora la cosa passerà al Senato e vedremo se il Senato sarà d'accordo, ma sappiamo bene che il presidente francese è da anni che vuole inserire l'aborto sulla Costituzione, dire è un diritto che non si può togliere in nessun modo, e quando un diritto diventa costituzionale, voi capite bene che nessuna legge può cancellarlo, nessuna legge tranne che si faccia una nuova Costituzione, ovviamente. Ci penserà il Signore? Sicuramente ci penserà il Signore, ma intanto voi vedete che la deriva è sempre più grave, è sempre più totale. E poi abbiamo sentito anche l'altra bella notizia in questa settimana, che potrebbe essere anche una bella notizia, ma per la prima volta è stato piantato un piccolo chip della grandezza di 50 centesimi nel cervello di un uomo. E qui sapete che si aprono prospettive sconosciute. Prospettive completamente nuove, ma sconosciute e anche, diciamo così, un pochettino, che fanno un pochettino perplessi, paura, appunto di domanda. Perché dico questo? Perché finché questi chip, come dicono loro, vengono piantati su un tetraplegico, su un malato che non può più muoversi, per dargli la possibilità di comunicare, di muoversi, di usare il computer, di usare il telefono, per carità, grazie alla scienza è cosa buona. Ma il problema è un altro, il problema è che quando, come sembra entro il 2030, saranno più di 22.000 persone che ce l'avranno questo chip, la domanda è, ma chi userà da remoto questo chip? Chi controllerà questo microchip? Come lo controllerà questo microchip? Quanto lo controllerà questo microchip? Per quale fine lo controllerà questo microchip? Questo è il problema. E in quelle persone in cui, grande problema etico, e in queste persone in cui verrà inserito il microchip, ci sarà ancora una coscienza? E se ci sarà una coscienza, sarà manipolabile anche quella? Con quale risvolto? Con quale scopo? In quale modo? Sono domande a cui oggi nessuno sa dare risposta. L'intelligenza artificiale oggi potrebbe essere un grande aiuto per il mondo intero e per le malattie dell'uomo, ma bisogna vedere a chi va in mano, bisogna vedere a chi va in mano e per quale motivo va in mano questa intelligenza artificiale. Carissimi, sono grandi prospettive, ma anche sono prospettive pericolose, perché oggi l'uomo peccatore non si sa per quanto tempo abbia a cuore e abbia il desiderio di salvare il mondo e di salvare l'uomo.
perché lo sappiamo benissimo che i grandi di Davos vogliono ridurre la popolazione mondiale. Ecco, carissimi tutti, allora concludiamo anche questa nostra Via Crucis sempre con un motivo di speranza, nonostante tutto, perché ciliegina sulla torta, anche in questa settimana abbiamo sentito un'altra cosa ancora. Io non so se a voi avete la stessa impressione che io, ma da quando è iniziato il 2024, quindi un mese poco più, 40 giorni, meno di 40 giorni, i fatti stanno correndo, ma correndo velocemente, cioè non c'è passa giorno che non ci siano notizie nuove e pericolose purtroppo. Bene, avete sentito i capi della NATO, alcuni capi della NATO, i quali hanno dichiarato che hanno fatto sapere che dal 31 gennaio fino al 31 di maggio vi sarà tra l'Europa e l'America una esercitazione così imponente come non c'era mai stata dalla fine della guerra fredda. Una grande esercitazione militare che coinvolgerà più di 90.000 uomini, carri armati, eccetera, eccetera. E quello che è interessante è la dichiarazione, adesso non ricordo il nome, di uno dei capi della NATO, il quale, concludendo la sua dichiarazione, ha detto: popoli europei, non ritenete più la pace come una cosa scontata, perché la pace non è più scontata, neanche in Europa. E naturalmente fra le righe si capisce bene il desiderio immane di ovviamente far guerra alla Russia, si capisce, perché lo stesso ministro degli esteri tedesco ha dichiarato: tedeschi, prepariamoci a una guerra con la Russia. Poi non so se fra le righe, perché sembra quasi che fra le righe sembra che questa guerra con la Russia la vogliono provocare in tutti i modi, però comunque sia, ecco, queste dichiarazioni fanno vedere che siamo ben lontani dal progetto di Dio, ma anche è vero che il progetto di Dio non ha paura, il progetto di Dio non si ferma di fronte alla superbia umana, lo sappiamo. E allora, carissimi tutti, ancora una volta sta a noi dare una risposta e dire: accettate, figli cari, il progetto di Dio che vi farà vivere la vostra santità per la sua gloria. Gioite per questa offerta di salvezza, accettatela. Vi benedico tutti e con voi tutti i miei consacrati. Vi stringo tutti a me. Quante parole di conforto ci ha dato la Madonna. Quante parole di sostegno ci ha dato la Madonna. Sì, i fatti intorno a noi stanno sempre più correndo, come dicevamo, ma ricordatevi che questo è anche un bel segno. Nella sua bruttezza è anche un bel segno. Perché? Perché più i tempi del male corrono e si mettono a correre, più vuol dire che il tempo si limita sempre di più, si stringe sempre di più. Voi sapete, no? È una legge della fisica. Quando tu metti una pallina, qualcosa, in un piano inclinato, la velocità aumenta man mano che si va in fondo. Quindi se la velocità aumenta è perché ormai stiamo correndo verso il fondo. Ma sappiamo che non è il fondo fondo, non è il baratro, è l'inizio, è la risurrezione, è il trionfo del cuore immacolato di Maria, per il quale vogliamo proprio sperare di essere tutti protagonisti nel nostro piccolo e nella nostra umiltà. Sia lodato Gesù Cristo.